Amici carissimi del Tino Carugati, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per le mie interviste della domenica. Ho oggi un personaggio che musicalmente e televisivamente parlando credo che sia veramente molto riconoscibile. Ecco me Fio Zanotti, eccolo qua. Ciao Fio. Ciao, ciao a te, buongiorno a tutti. Come va Fio intanto? Devo dire va molto bene nel senso che sono, ma io è una vita che sono in lockdown nel mio studio, perché sono sempre qui a fare musica, quindi certo. È un lockdown che sta durando da un sacco di tempo, molto certo. Piacevole, molto ammiccante, sono veramente, come posso dire, mi sento sempre a inizio, sì, è vero, a inizio carriera. Oggi, ieri ho finito un brano, oggi ne inizio un altro, e va così da sempre, capito? Quindi il tutto è bellissimo. Poi fatto sta che mi sono, diciamo, regalato un po' di terra, ho comprato la terra di fianco ai miei studi, dove ci sono oche, galline, dove c'è un laghetto con dei pesci, quindi è un lockdown molto piacevole. Ecco. Certo, ma da dove mi chiami, Fio? Come? Da dove mi chiami, intanto che metto la telecamera al centro. Da dove, in che zona sei tu? Sono a Bologna, sulle colline bolognesi. Ah, precisamente sì, a Monte, uscita Rio Vecchio. Bellissimo. Ho capito. Beh, quindi sei proprio in mezzo alla natura, immerso nella musica. Ma immerso nella musica da sempre, però, Fio. Da quando che il mio inizio risale quando avevo 4 anni, ho cominciato a suonare e non ho più smesso, insomma, ecco, praticamente. C'è stata qualche interruzione perché il mio papà non voleva, diciamo, non che non volesse, però dice: ma dai, non puoi fare, i musicisti non è un mestiere fare musica, tu devi avere un mestiere, capisci? Come tante volte è successo a chiunque di noi. E quindi in famiglia non hai avuto una spinta, tutt'altro? Assolutamente no, io debbo moltissimo a mio nonno. Mio nonno Calipto, all'età di 4 anni, mi regalò un'armonica a bocca. Dopo 10 minuti suonavo tutto ciò che sentivo per la radio, perché allora abitavamo in campagna, qui ai bordi di periferia di Bologna, e c'era la radio, eravamo sempre, e io quando sentivo suonare alla radio ero lì ad ascoltare tutto ciò che riuscivo a capire, poi lo suonavo con l'armonica a bocca, purché fosse in maggiore, perché purtroppo la diatonica non è minore. Beh, quindi è stata, voglio dire, una, come dire, un affacciarsi alla musica con uno strumento, va bene, limitato, ma anche molto, come dire, molto, molto agile, no? Te la porti dove vuoi. Io l'ho ripreso, si fa per dire, in mano oggi, perché sto facendo un progetto anche con quello strumento. Ti assicuro che è uno strumento straordinario, molto difficile da suonare. Ah, certo. Ora sto con la cromatica. Mi diverte moltissimo, insomma. Poi devo dire questo: il grande nonno, al quinto anno di compleanno, vedendo che le cose funzionavano, mi regalò una fisarmonica. E dopo sapevo già suonare con la fisarmonica ciò che suonavo con l'armonica, perché sentivo che le note gravi andavano in su e le note basse andavano in giù, e le note basse andavano in su, dico: ma allora sono capace anch'io. Lì partì una nuova avventura, perché capii cos'erano i tasti, ecco. Certo, cosa che poi trasferisti, immagino, presto sul pianoforte. 2 anni dopo il pianoforte, perché mia mamma mi portò in centro a Bologna, in un negozio che oggi purtroppo non esiste più, e io vidi questa cosa là in fondo. Cos'è quello là? Quello là, disse il negoziante, è un pianoforte. Lo posso provare? Ma un bambino, no, ma guardi, mi sono messo al pianoforte e da lì ho cominciato a suonare anche quello. Si vede che
io insomma si vede che ero già predestinato, anche se speravo di fare anche il calciatore, perché da piccolo anche tu da piccolo giocavo benino e ho fatto, diciamo, ho giocato in promozione, poi siccome si giocava di domenica mattina e io suonavo con un gruppo rock, i Judas, molto famosi nel circondario, a Bologna c'erano i Judas e i Pooh sono i Pooh e i Judas erano i Rolling Stone, mentre i Pooh erano i Beatles, insomma, per intenderci. Certo. Solo che, come dicevo, si suonava il sabato sera e si giocava la domenica mattina. Quindi, dopo 10 minuti che ero in campo, avevo un sonno pazzesco, da notti, fuori, finita carriera. Eh beh, certo, non si può fare tutto. Ma è una passione che ho anch'io, Chi è che ho intervistato ieri? Enzo Gragnaniello. Che anche lui aveva la stessa grande artista, la stessa, sì, veramente, la stessa passione per il calcio, ma poi la musica è stata la sua, come dire, è stata la sua vita, come un po' è accaduto per te, no? Ci siamo visti non tanto tempo fa a Roma. È stato un incontro bellissimo, perché eravamo molto legati per il fatto che ambedue abbiamo lavorato con Mimì. Allora sì, ci raccontavamo e ci siamo visti raccontandoci degli aneddoti e anche magari facendo dei progetti per il futuro. Ah, bene, bene, mi fa piacere. Beh, avete parlato di una grande artista, eh? Beh, sai, per me Mimì, come per chiunque, ho avuto l'onore di lavorarci sia con lei da anni. Tu hai avuto l'onore di lavorare con tanta gente. È veramente tanta. Leggevo su Wikipedia, perché mi cerco di sempre di documentarmi un po' dei personaggi, relativamente ai personaggi, hai suonato con chiunque. Scusa della mia negligenza, adesso finalmente ho un sito dove dice quello che ho fatto, perché tutti mi chiedevano, ma allora cos'è? E c'era metà della roba che era successa. Doverosamente ho dovuto sistemare un attimo le cose, per così almeno le persone si rendono conto quando devono chiedere delle cose, perché certe cose molti non le sanno, ecco. Sì, no, è evidente. Detto questo, siamo a inizio carriera, cominciamo adesso. Ah, bene, bene, allora andiamo avanti con questa carriera che mi interessa molto e credo che interesserà molto anche tutti coloro che ci stanno guardando. Com'è proseguita, com'è andata avanti? Come sei diventato Fio Zanotti? Come sei diventato il re di Sanremo? Ah, non credo, scusami Fio, poi ti faccio parlare. Non credo, correggimi se sbaglio, che ci siano direttori d'orchestra che hanno fatto più Sanremo di te, non lo so. Guarda, mi credi che non le ho mai contate sia nelle vittorie che nelle partecipazioni. Nelle partecipazioni è stato quasi sempre, da quando c'è stata l'orchestra di nuovo dal vivo. Però anche prima, per esempio l'anno prima che vinsi con Oxa le ali, ti lascerò, l'orchestra non c'era. E anche prima con I ricchi e poveri, che era Se mi innamoro, l'orchestra non c'era. Quindi certo, ci sono già due partecipazioni in precedenza e anche con Fiorella. Fiorella mi sembra fosse Le notti di maggio, non, esatto, vinse il premio della critica, un pezzo che io ho ancora nel cuore, come ancora Fiorella e Ivano Fossati. Insomma, tutte esperienze che mi hanno dato tanto, ecco, mi hanno dato tanto, vorrei ripartissero sempre, perché certo, quello che ho fatto, giuro, non lo guardo più. Vorrei, diciamo, magari prendere spunto da ciò che è stato fatto per domattina ripartire con un'altra avventura, nuova avventura strepitosa. Praticamente con la domanda che mi hai fatto prima, dunque, le cose sono partite così. Il nonno l'ho già spiegato e il nonno è stato fondamentale per me. Poi, il mio papà, lui capiva che io avevo questa attitudine ed era molto arrabbiato con me, perché come dicevo prima, lui voleva che io facessi il garagista. E, sai, sì, io ho lavato 36.000 automobili, mobili,
un garage a Bologna, che è ancora lì, che è ancora il nostro, facendo il lavamacchine dai 12 ai 20 anni. Le ho contate, perché 20 macchine al giorno per 8 anni fa 36.000. E lì non si scappa. Guarda, uno dei nostri dipendenti era appunto, cioè, intanto facevo concerti, come, sai, ecco, vado un attimo indietro. Quando un bambino di 6-7 anni suona la fisarmonica, cavolo, sai, in campagna, ma questo è un bimbo prodigio, a me dà un fastidio maledetto, perché mi mettevano le mani addosso, quando uno mi fa così, gli darei un cefone. Si fa per dire, si fa per scherzare, certo. Però così è, capito? E devo dire molte grazie anche al mio primo maestro, che è Leonildo Marcheselli, che era il re della fisarmonica suonata alla Filuzzi. E aveva un trio, contrabbasso, chitarra e lui all'organino, e suonavano i valzer. Sempre all'età di 5 anni mi sbatterono su questo palco e io cominciai a suonare un brano. E questo qua rimase di stucco, sai, un bambino di 5 anni. Dice, io ti do lezioni, vieni da me, ti do lezioni. E a 6 anni cominciai a fare il bona. Hai capito? Dommi, re, fammi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, dommi. Mi ricordo ancora le prime, la prima riga del bona, le note che ci sono scritte. E imparai, diciamo, le primissime nozioni musicali grazie a questo grandissimo personaggio. E poi con lui feci diversi concerti, perché lui mi portava con sé e mi faceva suonare sul palco e la gente andava in visibilio, perché ero sto bambino, sai. Poi il mio papà dice, no, tu devi fare il lavamacchina, perché qui sono i soldi. Ce l'aveva su, eh. In giro. Lui ce l'aveva su, ma di brutto, La fortuna vuole che uno dei nostri dipendenti era un fan dei Judas, questo gruppo, i Rolling Stones italiani praticamente. E i Judas cercavano un organista, che io l'organo non l'avevo mai suonato. Guarda che i Judas cercano un organista, vi ho parlato di te, e dico guarda, di che mi portino l'organo nel mio garage, di giorno faccio il lavamacchine e di notte studio l'organo. Va, ok, va bene, se in 20 giorni ce la fai loro ti prendono. Mio padre già sentivo odore di bruciato, praticamente di giorno lavoravo e di notte studiavo, due occhiaie così come che me le porto ancora dietro. E dopo 20 giorni facciamo le prove, tu vieni a suonare con noi. Mamma mia Zanotti, un disastro. Fortuna vuole che arriva il servizio militare. Oh, una liberazione. Io vado nei militari e finalmente all'altro mondo di Rimini, perché mi misero a Rimini, diciamo vicino all'aeroporto, all'altro mondo, mentre facevo il soldato, andavo a sentire i gruppi. Scusa, devo tornare un attimo prima. Dopo i Judas conobbi un grande jazzista che è Jimmy Villotti, un grande chitarrista, un grande musicista. E lui disse, vuoi venire a suonare con me? Lui disse, sì. Questo subito, appena finito il servizio militare. Insomma, ci accordammo per partire con questa nuova grande avventura. E io l'altro mondo, conobbi Battisti, conobbi la Formula 3, e mi misero una parrucca in testa, perché volevano che io facessi una serata con loro, capito? Andai a Rimini con una parrucca in testa, presi l'autobus, mi ricordo come fosse adesso, una ragazza mi guardava con due occhi così, perché capiva che avevo la parrucca, si capiva lontano un miglio, e questo finto cappellone, che non sono mai stato un cappellone, vabbè, vado là, concerto. Anzi, forse c'hai i capelli più lunghi adesso. Esatto. andò molto bene, poi finito il servizio militare, con Jimmy partì l'avventura. Io conobbi tutti i più grandi gruppi italiani, dai New Trolls alla PFM, con i quali siamo tutti molto amici, al Banco, insomma, tutti i gruppi storici. Abbiamo fatto Comunella, Nico Di Paolo mi chiama sempre, siamo proprio molto amici, con chiunque. Vedo Mauro Pagani spesso nel suo studio a Milano. C'è proprio grande collaborazione e grande amore per la musica, e questa cosa mi piace molto. Poi niente, dopo il servizio militare parto a suonare da ballo. Però, attenzione,
capisco una cosa che è molto importante. Zanotti non era stupido, perché io ero un autodidatta, capisci? La musica non la sapevo, suonavo a campana, a orecchie, qualsiasi cosa, magari anche bene, però senza nessuna nozione, a parte la nozione che avevo a 5 anni col maestro Marchesetti. Allora dissi, però, o vado al conservatorio e comincio a studiare seriamente la musica, studiando l'armonia, studiando il contrappunto. Io volevo fare composizione e così ho fatto. Se no, ha ragione mio padre, è meglio fare il lavamacchina. Ah, certo. E poi al conservatorio presero a 21 anni, che era già tardi. Pensa se fossi andato prima. E ai 21, ai 29 anni, guarda, mi sono fatto un mazzo così. Perché di giorno studiavo e di notte andavo in giro a suonare da ballo, perché mio padre mi aveva diseredato praticamente. Era incazzato nero con me per mantenere la famiglia, perché ero già intanto Massimo, un bimbo piccolo. Ah, oggi già Massimo Zanotti è già un professionista molto importante. Insomma, una cosa incredibile. Finalmente a 29 anni arriva il primo tour. Il primo tour che fu con Loredana Bertè addirittura. Con Loredana feci questo tour e io dunque, adesso ti faccio ridere, comprai praticamente delle tastiere, guadagnai 17 milioni di lire, ne spesi 35 per comprare le tastiere. le compraste belle. Le comprai molto belle. Poly Moog, Mini Moog, piano Fender Road, Sweet Case, che ho ancora. Scusami, di che anno parliamo? Perché 35 milioni ci compravi una casa quegli anni. Sì, assolutamente sì. Poly Moog, Mini Moog, avevo il clavinet che ho ancora qua. Poi il Mini Moog me l'hanno rubato a Civicchia. Purtroppo quello non ce l'ho più. Il PPG, strumenti straordinari che poi mi sono tenuto per, diciamo, per fare anche in studio, ecco. Finalmente arriva il primo lavoro discografico. Ero al conservatorio, che stavo studiando con il mio grande maestro Ballotta, e la sigla del Motor Show di Bologna. Ci vogliono i fiati, cavolo, c'è la Big Band. Allora io ho preso la mia Big Band che avevamo a disposizione al conservatorio, l'ho portata in studio, scrissi delle robe difficili molto anche, e insomma siamo riusciti a suonarla. E fu il primo lavoro discografico, la sigla del Motor Show. Mi sentirono in questo studio di Modena, da Umbi, mi sentirono diverse persone e mi commissionarono il secondo lavoro, che fu Disco Bambina di Ether Parisi. Ah, penso a te. E lì parte l'avventura, hai capito? Lì parte l'avventura, perché Disco Bambina fece un grandissimo successo. Era una bella canzone, molto allegra, molto, molto, molto orecchiabile. Dopo arrivo a Cicale, hai capito? Cicale, certo. Pezzo dance praticamente con la grande orchestra. E io lì capii che c'era una bella commistione, quella lì che mi porto dietro ancora oggi. E lo chiamiamo il misto griglia, quando, come dire, mezzo elettronico dal vivo, capito? Secondo quello che occorre fare. È un sistema molto complesso, però molto divertente, ecco, è molto divertente. E da lì, sai, mi trasferii a Milano praticamente, da Bologna, io abitavo qui vicino dove abito ora. Mi trasferii a Milano e cominciai, anzi a Modena, allo studio Umbi, finalmente mi conosco il grande Sergio Bardotti e con lui, che forse è il mio più grande mentore, nascono dei sodalizi meravigliosi. Disco con Umberto Bindi, disco con Sergio Endrigo, disco con Ornella Vanoni, con la quale farò poi tanti concerti. Tutti successi. Poi a Milano, dopo mi trasferì a Milano, perché si faceva un po' a Modena e poi si facevano i missaggi a Milano, in studio, con Cantele, tutte persone che ancora oggi sono Pino Pinaxia, cioè,
è come che fossimo partiti ieri, perché lavoriamo nello stesso modo. Poi finalmente arrivano i Pooh. Arrivano i Pooh. Anzi, prima sono stato contattato da una persona a dir poco straordinaria, il capo della Baby Record, che è Freddy Najjar, che mi chiama tutte le settimane. Lui abita oggi in Scozia, per sapere come sto. Questo è uno dei personaggi più straordinari che io abbia mai conosciuto. Lui mi disse: tu vali, vuoi lavorare con me per 2 anni sotto contratto? Io mi presi paura perché, sai, è un conto lavorare per tutti. Ah, ma guarda che puoi lavorare anche per gli altri, però sei sotto di me. Ci picchia. Quanto vuoi? Gli chiesi quello che più o meno guadagnavo. Così, cavolo, costi molto, però li vali. Però attento, mi disse, se firmi, se con me vale, vai al numero uno, se no muori. E io gli dissi, allora firmo, che è una bella sfida. È una bella sfida. Senti, ti interrompo, a quel punto credo... il papà, a questo punto il papà come era messo con te? Ora ti faccio ancora più ridere. Quando il mio papà mi vide con la grande orchestra, tipo con Zucchero, Due & Co, alla Royal Albert Hall, con la London Symphony, sai cosa mi disse? Ti guardano poi a te quelli, ma va là. Insomma, se fosse stato per tuo padre, non avremmo avuto quel grande direttore d'orchestra che sei. Assolutamente. Guarda. E a volte, vedi, bisogna proprio andare contro i genitori. Sì, il direttore d'orchestra io lo faccio per necessità, perché il mio mestiere è proprio compositore, arrangiatore, produttore. Poi è chiaro che quando devo dirigere una cosa che ho fatto io, la scrivo per grande orchestra. Ecco, vedi, entrando al conservatorio ho imparato la vera musica, cioè la vera musica nel senso imparare a scrivere, imparare cosa vuol dire che ne so, scrive per archi, per fiati, il motto contrario, insomma, le regole armoniche. Chiaro. E io a Cipicchia, i primi 4 anni non potevo fare né quinte né ottave, che per me nel rock sono fondamentali. Beh, certo. Però lo diventando matto, capito? Poi di colpo mi si aprì tutto qua. Il mio maestro Barotta disse, vieni qua, questo è il pianoforte. Qui c'è l'orchestra, questi sono i celli, certo. I bassi celli, viole, secondi, primi, qui ci sono i fiati, i flauti. Adesso, ogni sezione del piano. Adesso che tu hai acquisito una certa dimestichezza, fai buona musica, perché d'ora in avanti comincerai a lavorare e non ti fermerai più. Fai buona musica. Così e così è stato. Per fortuna sì. Mettiamo l'anima, eccoci. Certo. Senti, tornando per un attimo alle tue partecipazioni a Sanremo, come sono state? Sono state sempre così, apparizioni gratificanti o c'è stato qualche momento magari po' meno positivo? No, sempre molto gratificanti. Diciamo, io ho sempre difeso a spada tratta la canzone che portavo e l'artista che dovevo dirigere, ecco. E a volte, ecco, mi viene in mente un aneddoto meraviglioso. Vai. I Love You Man con Fiordaliso, che peraltro era anche un mio brano, durava 4 minuti e 55. Troppo. Era 4 minuti. Però quel pezzo, siccome aveva quel riff di pianoforte, ti ricordi? Era basilare, certo. Era anche successo fuori dall'Italia grazie a quel riff lì. Io ero disperato perché tu devi accorciare. Sai cosa ho fatto? Sono stato alle prove del pomeriggio cronometrando tutti gli artisti, e con quell'artista là come facciamo che dura 5 minuti? Insomma, me l'hanno lasciato così. Questo è un aneddoto dei tanti. Mi ricordo con grande piacere Ivana Spagna, gente come noi. Mi ricordo che insomma fu un esperimento, che il ponte di quella canzone nacque dopo che era già finita la canzone. Ero a fare lo scemone con i Sorapis, con Zucchero a Cortina. Sì, so che ha partecipato anche con lui. Siamo,
accorti che io e Ivano che mancava un pezzo, sono tornato a casa, abbiamo scritto il ponte, ho rifatto l'arrangiamento ed ecco gente come noi che fu un grande successo. Capito? Certo, perché... Non parlare di semplicità, per non parlare, insomma, ci sono tante, tante volte anche sul podio, come ti dico, non le ho mai contate perché non mi va di contarle. Certo. Sono ogni cosa diversa dall'altra e tanta soddisfazione, perché quando sei su quel palco che lo fai col cuore, che non sei l'avvocato, intendimi bene, che non sei l'avvocato d'ufficio, ma sei l'avvocato quello vero che difende la canzone, è una bella sensazione. D'altronde mi ricordo, come dicevamo prima, anche Zoo & Co a Londra, alla Royal Albert Hall, che c'erano tutti i più grandi artisti del mondo, per me era identico, era come essere a Sanremo. Quando faccio una cosa a Bologna, qui, con meno persone, l'emozione è esattamente la stessa. La stessa, questo ti fa molto onore. Ti è capitato a Sanremo di dirigere senz'altro più di un pezzo, più di un brano? A Cipicchia, mi ricordo l'anno di NEC, erano tre, c'era NEC, Milva e un altro brano che non ricordo più, tre canzoni. Tre credo sia stato il massimo. Chiedo scusa, ti chiamo dopo, perdonami dopo. Ho dimenticato, perdono, di mettere il silenziatore. Ah, non c'è problema. Posso tagliarlo? È più vero. Beh, com'è, Fio? Te lo domando perché non ho mai avuto la fortuna di poterlo fare. Com'è dirigere un'orchestra? È una cosa stupenda. Allora, attento bene, hai mai fatto una domanda molto intelligente, ti ringrazio. Grazie a te. Quando hai una cosa, ecco, è molto emozionante anche per me raccontartelo, perché mi sto immedesimando nel momento che parti, che sai che è tutto perfetto, boom, parti. Ecco, per esempio, mi viene in mente Mirko il Cane, l'ultimo giovane che ho diretto, che è stato 2 anni fa a Sanremo, che poi arrivò secondo e vinse ogni tipo di premio, la critica, le cose, così. E lì fu un bellissimo arrangiamento che feci per l'orchestra, che era così, sempre in su, boh, boh, boh. Alla fine arrivava a un'apoteosi, pazza, che poi si chiudeva il volo. Io sapevo di aver scritto bene, e quando ho fatto così, che parte tutto quanto, vieni trasportato da quest'onda. Poi la cosa bella è quando scrivi le dinamiche corrette e i grandi musicisti quali sono i nostri te le eseguono veramente come tu vuoi. Certo. Sono le forcelle, i lapri e chiudi. Se tu gliele fai capire fai capire la veemenza che occorre in quel momento, loro sono i numeri uno. Guarda che in Italia abbiamo musicisti straordinari. Beh, ma se l'orchestra di Sanremo è sempre stata, no, nota per la loro, per la sua bravura. Certo, è importante perché uno può scrivere un capolavoro, ma se poi te lo suonano male, o Beh, non hai guarda, musicisti adatti. è vero, però attento, va bene, tu se hai un, ecco, vedi, ci sono dei dettagli incredibili, tu hai un pezzo capolavoro, lo arrangi male, ci può essere Ah, l'orchestra migliore, chiaro. tu hai un carciofino, ne riesci a fare una bella rosa appena appena, poi, ecco, è un mio difetto, se vogliamo, o forse è anche un pregio. Quando sento il brano che non è finito, io non inizio l'arrangiamento del brano finché reputo che il brano non sia finito. Allora ci metto le mani, allora dico, ehi, vieni qua, non è che manca questo, non è che manca quello, hai capito? Anche un inizio, per esempio, prendiamo ad esempio, io non so parlare d'amore, il brano che, di Adriano, Certo. che è uno dei più bei pezzi, forse il più grande successo di sempre, perché il disco che ha venduto di più, io ricordo al momento della realizzazione che mi mancava un pelo all'inizio. C'era Titolo Gianni chitarra, Bello, sbaglio. Gianni Bella e Mogol, sì. Io mi ricordo che stavo facendo le chitarre con Michael Thompson, chitarrista, uno dei migliori del mondo, chitarrista di Quincy Jones, insomma. E sento questo che, con
comincia a dire, ma cosa fai? Cazzo vuoi, sto accordando. No, no, tu devi andare di là adesso a suonare. Tu fai 8 battute di nero nel nastro, c'è ancora il nastro. Tu devi fare... Io non so, e qui finalmente parte il pezzo. Finalmente mi trovai l'introduzione che mi mancava. Fu un'altra vittoria, perché io, tu lo sai quando ti manca qualcosa. E io finché non lo trovo sto malissimo. E in quel caso andò bene, e grazie a Michael che accordava la chitarra, che mi regalò, da lì puoi andare di là, c'è un po' di differenza. Certo, ti diede l'idea, insomma, in qualche modo. L'idea. Certo. Senti, l'intervista è fatta a te, ma io ti devo fare una domanda, perché io personalmente ho un idolo a livello di compositivo, di arrangiamento, che è Maurizio Fabrizio. Cosa ne pensi di quest'uomo? Magari mi dirai queste cose, non lo so. Mi stai dicendo una cosa, dunque, allora, Maurizio, col quale ho avuto una grandissima amicizia e stima, ed è inutile andare oltre, e lo dico in e ti ringrazio anche di questa domanda, di questa cosa che mi dici. Io penso che lui abbia scritto il più bel pezzo mai scritto in Italia. Almeno tu nell'universo. Che almeno tu nell'universo. Io lo faccio anche ai miei concerti. Io ho una super band e credo che sia la perfezione questo pezzo. Ah, sì, sì, sì. Io vorrei tanto intervistarlo, Maurizio Fabrizio, per chiedergli, tra le altre cose, no? Come gli è venuto in mente di fare quella cosa che caratterizza un po' il brano, no? Che porta il brano ad andare immediatamente sopra di un semitono, no? Hai presente? Quello è geniale. È veramente, io me lo chiedo sempre, ogni volta che mi è capitato di suonarlo quel brano, dico, ma come gli è venuto in mente di andare lì? Che quella dominante secondaria portava là. Anch'io ho pensato la stessa cosa quando lo suono, che quando lo suono me lo ripasso, perché armonicamente non è semplice. No, certo, perché non si dovrebbe andare lì, no? Esatto. Però, vedi, io credo che la contaminazione musicale per ognuno di noi sia molto importante. Io ricordo che mi capitò una cosa analoga, stranamente, su un pezzo dance, che è stato un grande successo, che è Catch the Fox di Denaro. Io ero a Milano con Freddy Najjar, e suonavo Bach, suonavo Beethoven, suonavo le cose che avevo studiato al conservatorio, Mozart, Bela Bartok, e poi comincio a fare ma scusa, ma chi è quell'autore qua? No, dico, sono io che sto improvvisando. Alto là, registra. Registra. Guarda, è questo, guarda, ti faccio vedere. Ce l'ho ancora qua, è merito di questo. Vedi, a volte, questo, certamente. Piccole cose che però ti consentono di tenere a mente una cosa che poi sfuggirebbe. Esatto, e fa del suo. Detto questo, registrai sto pezzo e in 5 minuti finì, ovviamente di tutt'altro genere, perché diventò un pezzo dance, ancora oggi lo suonano in discoteca, pensa. Però c'erano delle cose non solite, perché cambiava tono, poi andava su, poi tornava giù, cioè cose che parte in un modo, poi finisce in un altro. Ma come? Oggi, insomma, non vorrei andare troppo in là con le parole, ma molti non sanno nemmeno cosa voglia dire cambiare tono, perché ormai con le macchine. Io ho guardo Sanremo, ritorno ancora a Sanremo, perdonami, ma insomma è la kermesse principale in Italia, quindi non me ne sono mai perso uno. E devo dire che negli ultimi anni ho delegato il mio ascolto alla prima serata, nel senso di farmi un'idea e poi. Non è difficile che l'ho guardato ancora per la bassezza, a mio parere, dei contenuti.
E mi ricordo che in un'edizione feci proprio caso che non c'era un brano che modulasse. Sì, non ce n'era uno. Su quante canzoni? Tra i giovani e i mica giovani sono tantissime. E adesso è ancora peggio perché addirittura su una cosa, ecco, hai detto una cosa anche stavolta molto, molto interessante. Siccome va, bisogna tenere presente questa cosa, e a me piace molto fare la canzone su un accordo. Anche Miles Davis faceva i pezzi su un accordo. Ma come... E dopo è sotto che cambia tutta la partita, capito? Yeah. Ecco la differenza che c'è. A me piace un casino lavorare su un accordo solo e sotto è sempre lì che pulsa, che succedono delle cose. Il famoso moto delle parti che mi insegnò il maestro Ettore Ballotti. Il maestro, certo, è chiaro. Beh, ma tu pensa al successo che ebbe e la novità che rappresentò Celentano quando uscì con Prison and Calling in Siena in Chiuso. Quello è l'esempio, lui è il primo rapper al mondo, ragazzi. Ah, certo. Ha 50 anni quel pezzo. Io ogni volta che l'ho scritto per orchestra, non so, hai sentito anche l'Arena di Verona, che lui viene da me e dice, figlio, ma cosa facciamo adesso? Che abbiamo fatto tutto. Io dico, ma io farei Prison and Calling. Così proprio parlando di fronte a una platea incredibile. Oh, ma è difficile Prison Call, che te prego? Facciamo Prison Call. Partì, si mise a ballare tutta l'arena, fu una cosa. Sì, ma è incredibile come un brano è fondato solo unicamente su un accordo di settima e possa mettere in moto la gente che canta, la gente che balla, le vendite, l'entusiasmo, incredibile. In quel caso, ecco, vedi, è proprio... hai proprio colto il punto. In quel caso è veramente geniale riuscire a far girare tutto su un tarara, tarara, tarara. E poi non c'è testo. Non c'è testo. All right. Io quando feci le prove, la prima volta, io e Adriano ci intendiamo benissimo, perché siamo anche... simili, insomma, sotto molti aspetti. Ci piace improvvisare. Quando io capì quella cosa, dico alla grande, e vai, andiamo liberi. Poi mi ricordo con Adriano, che anche lui non smetterò mai di ringraziare per tutto ciò che mi ha regalato. Mi ricordo un pezzo, I Will Drink the Wine, un pezzo difficilissimo, armonicamente impestato, che lo facemmo francamente bene in fischio. Lui passa da un pezzo su un accordo a una roba di una difficoltà estrema. 50 accordi. Col massimo della semplicità, perché lui la sente così, lui la vede in maniera totale, capisci? Beh, il bello è questo, il bello è ancora oggi vederla in maniera totale, capito? Vedere, essere con le antenne aperte, può succedere qualsiasi cosa. Io ho finito ieri un pezzo che mi piace molto e adesso devo trovare delle cose per renderlo ancora più particolare e avanti tutta. Ecco, tu scrivi generalmente, Fio, per qualcuno in particolare, nel senso, ti commissionano i brani o quando li hai fatti, una volta fatti, li destini? L'uno e l'altro, perché, per esempio, a volte mi cade, Fio, hai un pezzo? Certo che ce l'ho. Invece un'altra volta mi commissionano, in altro caso mi commissionano un pezzo. Ti devo raccontare una cosa a dir poco incredibile. Vai. Io faccio un pezzo per un grande artista italiano, tempo fa. Mi piaceva molto il brano. Non mi piaceva il testo che lui aveva scritto. Non mi piaceva. Vado a Sanremo, incontro Adrian Berwick, direttore allora della BMG. Fio, vorrei che tu producessi Placido Domingo. Porca miseria, magari, però fra 6 mesi, perché adesso sto lavorando con Adriano. No, subito. Allora mi dispiace, non si può fare. Almeno hai un pezzo. Dopo 20 secondi dice, sì, ce l'ho. Era quel pezzo lì famoso. Lo mandai,
mi telefonarono e disse sì, prendiamo questo pezzo, guarda che il testo sarà di un signore molto importante che tu conosci, il testo sarà di Karol Wojtyła. Oh, caspita. E guarda caso, prima hai nominato Maurizio, ci siamo trovati io, Maurizio Fabrizio, a scrivere dei pezzi per Karol Wojtyła. E quel pezzo, quel disco si chiama Amore Infinito, il mio brano si chiama Canto del Sole Inesauribile, musica di Fio Zanotti e testo di papà Karol Wojtyła, messo in metrica da Kabbalah. Pensa. Ma chi, Fio, no, forse non ho inteso, chi lo cantò? Placido Domingo? Domingo e Bocelli. Ah, insieme a Bocelli. Vabbè, un bel duo. In un disco che andò primo negli Stati Uniti, nella top classica americana. Quindi vedi, capitano le cose più incredibili. Certo, con Fasano, che è un altro fratellone. Franco Fasano? Sì, mi ricordo che... Non ti sento benissimo, purtroppo, speriamo. Adesso torniamo un attimo indietro, ora mi senti meglio? No. Vai pure avanti. Tranquillo. Ma Franco l'ho intervistato anche lui me l'ha detto. Con lui nacque Ti lascerò, che è un grande successo, capito? Quindi sono quelle cose che nascono perché devono nascere, ecco. Non c'è una regola, ecco, certo. Bene, Fio, senti, io non ti faccio perdere altro tempo, non ti trattengo ulteriormente, non voglio approfittare della tua gentilezza che è stata infinita e del tuo garbo, del tuo modo di porti molto umile. Anche tu hai grandissimo garbo e una grande cultura. E io ti ringrazio molto, tutte le volte che tu avrai bisogno, io ci sarò. No, ti ringrazio molto, Fio. Senti, io saluto tutti coloro che sono stati ad ascoltarci questa domenica, a me e al grande maestro Fio Zanotti. Fio, tante belle cose. A presto. A te, a voi. Grazie. Un abbraccio. Ciao. Grazie ancora. Ciao.